Al momento attuale, per esempio, questo qui, quel file che stavo utilizzando io, non è stato convertito. Infatti, non c'è scritto ebook, epub, non c'è scritto perché non è convertito ancora. Quindi, però per convertirlo è semplicissimo, avete già provato, non è così complicato. Basta andare sul tasto col tasto destro sul file, oppure seleziona il file e premi il pulsantino in di colore marroncino, che esattamente vedete qui, vediamo se sopra, converti libri. Il vostro primo libro è stato convertito. Allora, e questo qui avete già il libro, così com'è nel suo formato d'origine, nulla di, non avete nessuna formattazione particolare. Allora ditemi, avete già provato, state provando adesso? L'avete già fatto tutti? Ditemi così. Anche perché eseguita questa prima operazione, le altre sono semplicissime, non sono complicate. Allora, ditemi, avete provato tutti? È un'operazione molto semplice, anche perché calibra non è così complicato. Poi vi ricordo, non dimenticatelo, ci sono diversi programmi alternativi, tra cui uno in particolare stanza che riesce a interagire, interfacciarsi con gran parte dei visualizzatori di EPUB. Poi c'è in particolare tutti quelli prodotti dall'Apple, i quali nella maggior parte dei casi è preferibile utilizzare iTunes. Il file viene salvato sul disco automaticamente nel momento in cui viene convertito. Perché quando vi chiede converti libro, voi convertite il libro e vi chiede dove dovete salvarlo. Cliccate sul pulsante rosso in alto a sinistra, aggiungi libri. Ecco, dopo aver aggiunto il libro, esso appare nel catalogo. Il libro che appare nel catalogo, giustamente, non è un libro che può essere aperto e gestito da Calibre, nel senso che se si tratta di un libro in formato doc e ci cliccate su, in realtà non è Calibre che lo apre, ma vi chiederà, anzi lui si interfaccerà col programma che gestisce il formato doc in quel momento, che può essere un Microsoft Office, OpenOffice e così via. Calibre gestisce soltanto libri in formato EPUB. Rinsendo il libro, voi potete benissimo cliccare su Modifica metadati, il secondo pulsante in blu con la I in mezzo, oppure cliccando col tasto destro Modifica metadati, potete modificare i dati individualmente. Questo vi permette di inserire le informazioni basilari, cioè il titolo, l'ordine, gli autori, che classificazione si fa, la votazione, che è numerica, l'editore, i tag. Vi dicevo, i tag sono molto importanti perché poi vi permetteranno di selezionare i libri dalla vostra biblioteca. E poi vi dicevo anche l'ISBN. Più o meno al centro, in basso nella schermata, c'è il pulsante sfoglia. Questo pulsante permette di selezionare un file in formato JPG, GIF, PNG, che sarà la vostra copertina. Poi premete OK e il file sulla vostra destra avrà anche una copertina, però il formato ancora non è EPUB. Perché diventi EPUB dovete premere il terzo pulsante in marroncino con la doppia freccina, converti libri. Lo inserite nel punto in cui volete, ma è meglio lasciarlo dove c'è la sua biblioteca. Documento poi
fa parte della sua biblioteca. Qui potete naturalmente poi selezionare i libri oppure cioè cercare i libri, limitando la ricerca naturalmente a parametri che voi sceglierete. La ricerca dove si fa? Esattamente nel riquadro che c'è sotto il pulsante aggiungi libri, modifica metadati. In alto a sinistra. Lì potete fare ricerca non solo del libro che voi avete trasformato in EPUB, ma anche delle notizie, sono le uniche cose che naturalmente voi potete tenere in considerazione. La ricerca naturalmente può essere anche salvata e vi apparirà in un sotto aggiunta all'albero. La seconda dispensa, non creata da me, ma dall'Università di Lancaster, come si chiama, la seconda dispensa faceva notare come si utilizza, faceva vedere come si utilizza OpenOffice, anche se io consiglio sempre il formato HTML. Per quanto riguarda la formattazione, già vi ho detto l'altra volta, non vi aspettate chissà che cosa dal punto di vista grafico, perché dal punto di vista grafico molto viene perso. Voi riuscite a fare una formattazione abbastanza decente, unificata, per quanto riguarda tutto il file, utilizzando i CSS, che si applicheranno all'intero file. L'altra cosa che dicevo anche poco fa, la copertina voi non la caricate affatto con la prima pagina. Quello che voi avete messo nella prima pagina non è la copertina, è la prima pagina per lui. Volete caricare una copertina che all'interno del suo file corrisponde a copertina, quindi dovete caricarla a parte. Chiaro, se voi mettete come all'inizio un'immagine, per lui non sarà la copertina, sarà a tutti gli effetti la prima pagina. Per quanto riguarda anche altre cose strane, tra cui la filigrana e così via, queste potrebbero creare grossissimi problemi, soprattutto se il programma che lo crea è un programma che per lui è pressoché sconosciuto come quello Word. Voi ricordate una cosa molto importante. Mentre il formato TXT, il formato RTF e il formato HTML sono formati che sono leggibilissimi utilizzando Notepad, i formati invece DOC, per esempio, oppure che posso dire URD e altri formati di questo tipo, hanno una parte che è l'intestazione leader, una parte che si potrebbe dire persino criptica, nel senso che se non si conoscono i veri punti in cui bisogna leggere il file, non sono leggibili in chiaro, sono tutti scritti in formato come un database a tutti gli effetti. Quindi può darsi che Calibre, leggendo quel file lì, si sia fortemente confuso. Anche il PDF, dicevo l'altra volta, lui lo legge come se fosse, non legge con la formattazione originaria del PDF, lo legge come se fosse un formato TXT. E qui legge Però benissimo le parti in testo, tutte le altre le salta, e salta persino la formattazione. Poi dipende benissimo. anche dalla versione del PDF. Fino alla versione 6, se non ricordo male, lui riesce a leggere abbastanza decentemente. Dalla 7 in su comincia a sballare completamente. Il programma qui lo bisogna fare a mano, oppure utilizzare qualche programmino di quelli puliti. I programmini puliti io per esempio io utilizzo, adesso è diventato Adobe, Macromedia, Dreamweaver, perché puliti? Perché la maggior parte degli altri programmi, anche per esempio Word stesso quando lo si converte in HTML, utilizza per la formattazione alcuni parametri che valgono alcuni tag che sono comprensibili soltanto da lui. Persino per esempio, che posso dire, alcuni CMS non riescono a digerire il formato gestito da Microsoft Word. La creazione io ne consiglio due, il formato ODT Quindi con dell'OpenOffice, OpenOffice. si possono gestire gli indici, i titoli, anche la formattazione del testo, perché per lui è totalmente trasparente. Se utilizzate già un formato differente,
col formato DOC, RTF, lui comincia a non comprenderlo bene. Legge bene anche il formato HTML, però il formato HTML ha un solo svantaggio. Bisogna conoscere l'HTML. Non molto, per la verità. Io ho scelto l'HTML come formato. E che l'ODT si presenta come un file non... Se voi aprite con Notepad, vedete tutta una serie di numeri e simboli, non si capisce nulla. Non è gestibile direttamente se non da OpenOffice. Se la scrittura su OpenOffice è abbastanza pulita, il risultato sarà pulito. Altrimenti difficilmente riuscite a capire dove è l'errore. Cosa voglio dirti? Proprio tu mi stai raccontando il fatto della filigrana. Ma sì. Invece la filigrana potrebbe essere una cosa qualsiasi che a calibri gli dà fastidio e tu non riesci a capire dov'è. Il formato HTML, no. Siccome è in chiaro, si capisce subito il punto dov'è, qual è il punto strano. È in chiaro, perché basta aprire un formato HTML scritto normalmente con caratteri normali. Segui quello che c'è scritto nell'altra dispensa, quella che vi ho allegato, quella dell'Università di Leicester. Segui quella lì e poi più o meno sono le stesse cose. Salvi in formato DT e vedi che lui lo importa facilmente. L'EPUB non è uno standard. Mi sembra averlo detto la prima volta nella lezione. Non è uno standard. Nel senso che quello che maggiormente riescono a leggere tutti gli editor, cioè i visualizzatori di EPUB, è il testo. Riguardo alla formattazione, in realtà appare qualcosa di molto complicato, se non misterioso, nel senso che se utilizzi il formato default, standard, tutti lo leggono, ma la formattazione va a farsi strabenedire, si può dire, nella maggior parte dei casi. Se utilizzi il formato specifico al visualizzatore, lì sarà visto in modo particolare da quel visualizzatore e non da altri, per il benino, perché non esiste ancora uno standard, né alcuno si preoccupa perché ci sia uno standard, chiaro? Perché lo standard fino a questo momento non è proprietà di nessuno. Dal punto di vista grafico sicuramente ci saranno delle evoluzioni notevolissime in avanti, sempre sperando che naturalmente l'Apple investa su questo, però ancora uno standard non c'è, né si possono dare indicazioni precise al 100%. Per il momento si va avanti per tentativi e errori, cercando di capire dove si sbaglia e dove bisogna evitare l'errore. Con OpenOffice funziona molto meglio e generalmente è per buona parte compatibile con Calibre. Entrambi sono dei programmi aperti, gratuiti, e quindi mantengono una buona compatibilità.